Roberto Piazza, è un tie break amaro questo per Milano, che chiude l'ultimo turno. È una partita amara, una partita amara. Allora, insomma, è stata una partita combattuta, bene nei set vinti, meno bene nei set persi, diciamo una sorta di partita a due facce, con qualche rammarico. Allora, la medaglia a due facce c'è sicuramente, no? C'è che per l'ennesima volta dimostri che stai lì, che lotti e che lotti fino in fondo. Il primo set ci è scappato di mano per degli errori che non sono errori che ultimamente stavamo facendo, per cui il rammarico è doppio, e quando lo perdi a 22 con almeno tre errori secondo me molto gravi, è evidente che poi dopo fai fatica a recuperare. Secondo l'hai vinto bene, il terzo non so cosa è successo, onestamente adesso me la riguardo, chiederò spiegazione anche, però qualcosa è successo, semplicemente loro hanno battuto molto bene e noi non siamo riusciti a battere. Loro hanno ricevuto meglio e noi no, quindi questo è l'andamento secondo me del terzo parziale. Quarto set l'avete visto, il tie break, abbiamo la palla del 4-1 senza muro. Poi dopo rincorri, dopo loro è una squadra che gioca bene a pallavolo e non avrebbe i giocatori che ha. Per cui l'amaro in bocca ce l'ho, perché secondo me abbiamo fatto un passettino indietro rispetto alle gare sia di Modena che di Padova che di Trento. Adesso mercoledì si torna in campo contro Ravenna, recupero della quinta giornata, ininfluente in questo momento perché Milano comunque chiuderebbe all'ottavo posto, poi la testa passerà alla post season, quindi al turno preliminare di playoff con Verona, esatto. E poi comunque ci sarà la challenge, insomma è un periodo tosto, l'importanza di resettare, di avere la mentalità giusta nelle partite che poi contano. Adesso sarà importante recuperare le energie per andare a giocare comunque a Ravenna, una partita che deve essere importante per noi. Importante perché ci deve servire da allenamento, soprattutto in virtù di quello che ci capiterà tra qualche tempo, e cioè, come hai detto giustamente tu, la Challenge Cup. E il problema è che la Challenge arriva dopo l'inizio del playoff, quindi si rimette in discussione tutto, l'ottava posizione con la nona, squadra Verona, inutile dire di Kaczynski, di Jeske, di Agunier, eccetera eccetera eccetera, e quindi sarà una partita da prendere con le pinze, poi una trasferta in terra turca e di nuovo si ritorna per andare a giocare a Verona il 28.